primo giorno dedicato alle scuole, migliaia di bambini, i giovanissimi che hanno visitato pieni di allegria e di curiosità la fiera della piccola e media editoria alla Nuvola, all'Eur. Fino a domenica previste più di 100.000 persone, 700 gli appuntamenti, per ascoltare autori, fare scorta tra i 600 espositori di romanzi, saggi, fumetti, spesso introvabili nelle librerie per lo strapotere della grande distribuzione. A cosa sono più interessati i ragazzi? Per Atoons, Sonic, SpongeBob, sono tutti fumetti. Per Atoons in particolare è il fumetto, anzi il libro più venduto in Italia. Le ragazze le vedo meno decise. Siamo gli spacciatori di libri di Scampia, abbiamo una libreria, casa editrice, pizzeria, museo tipografico e laboratorio di recitazione, dove prima si vendeva la droga, oggi si spacciano i libri, viva la cultura! La ragazza Garbatella è una storia di rinascita, è la storia di una donna veneta trapiantata a Roma che racconta molto della vita di quartiere, che attraverso l'ironia e la riscoperta di un nuovo amore si riapre alla vita. Più libri, più liberi, un successo di pubblico ed economia, un evento unico a Roma. Le librerie conosciamo, hanno i best seller, i grandi editori. Quindi secondo me per noi, per i piccoli e per i medi, questa è un'ottima opportunità. In un paese dove si legge poco, come intercettare i nuovi pubblici? Come intercettarlo non lo so, questa è una domandona. La piccola e media editoria in Italia nel 2023 ha pubblicato 50.000 novità, una crescita del 2,6% rispetto all'anno precedente. Presenti tra le autorità il ministro della cultura Giuli e il presidente della regione Rocca. Perché avete messo la Vigna Commedia in un barattolo? Perché nel barattolo conserviamo gli alimenti, quindi noi abbiamo pensato: conserviamo qualcosa che per noi è importante come la cultura. Il critico letterario Dario Pontuale consiglia l'ultima intervista di Furio Colombo a Pierpaolo Pasolini prima di essere massacrato all'Idroscalo di Ostia. Tra gli incontri più attesi, quello con la regina del giallo Alicia Jimenez Bartlett e tanti altri. E piace tanto Zero Calcare? Perché è universale, riesce a raccontare a tutte e a tutti, a qualsiasi generazione. Lo avremo ospite qui allo Stand Bao venerdì, sabato e domenica. Sono venuto qui alla fiera dai miei amici della Nicea.